Bentornati, miei cari ragazzi, e Winblock in questo nuovo giorno. Oggi, come potete vedere qua, nelle ultime news dal nostro blog, volevo farvi, no, parlarvi di fare una piccola recensione di Internet Explorer 9, l'RC. Io fino adesso ho sempre usato la beta 1. Ieri è uscita la RC, la Release Candidate. Ho fatto un video, un post nel blog con tutti i download, potete vedere direttamente dal sito Microsoft, anche quelli per vista, che ho faticato a trovarli perché non mi risultavano nella lista da scegliere, quindi ho un po' faticato, però sono riuscito a trovarli. E il numero di build è la 9.00.8080, o meglio dire 8080.16413, così, vabbè, lo dico così per comunità, almeno penso che per voi sia un po' comodo così. Quindi qui potete vedere già i dettagli del setup. Andremo un po' adesso a vedere, tutto in dettaglio. Ok, andiamo a ridurre, eccolo qua. Partiamo subito, vedete, con una grafica decisamente migliorata. Molto molto più bella, potete vedere effetti, scusate, delle icone più 3D. Vi chiedo scusa, ma tanto la webcam sta già scattando. Vedete qua più 3D, veramente veramente belli. I menu non sono cambiati più di tanto, come potete vedere qua in Explorer 9 versione del aggiornamento RC. Come potete vedere, le pagine sembrano abbastanza fluide. Vedete anche l'animazione di Google. Per farvi un adesso facciamo un esempio. Che ne so, andiamo a aprire il nostro, perché no, il nostro blog. Mettiamolo in full screen. Vedete, non è forse proprio user friendly l'interfaccia, quasi altro, però nera. Penso che sia nera, sia nel senso su tutte le pagine, ma perché si unisca, vedete qua, al bordo nero. Come potete vedere, è reattivo, non è che ha particolari blocchi, sì, funziona veramente veramente bene. Se andiamo a ridurlo, andiamo a fare un acid test. Andiamo a confrontarlo con un acid test che andiamo a fare anche su Google Chrome. Vedete, ha preso 95 su 100. Andiamo a fare qui acid test. Ricordo che qua vi è su una versione 9 beta, mi sembra. L'ultima volta l'ho aggiornata alla 9 beta, poi non mi ha più notificato aggiornamenti, quindi presumo, sì, 9.0 beta. No, cioè, scusate ragazzi, un attimo che mi ha notificato proprio ora un aggiornamento. Approfitto, ok, riduciamo l'icona. Ok, quindi naturalmente questa è la versione del dev channel, quindi l'ultima uscita, che siamo sicuri di avere sempre le ultime perfezioni, le ultime tecnologie, della 9.0.597.98 beta. Ok, qua ok, possiamo vedere in più, qua c'è la seed test, mettiamo a paragone, rimpiccioliamo un po'. Vedete, 99 su 100, un po' di differenza ancora c'è. Andiamo a fare l'HTML5 test. Forse riesce a rilevare meglio, vedete. Ok, ciao. Se vedete, riesce a rilevare meglio forse gli, si può dire, gli URL, cioè, come si può dire? HTML5 test, vedete, si scrive qui HTML5 test. Questo mi va per forza di ricerca, non mi apre direttamente la pagina che per lui è quella che io voglio, mentre qui lo fa. Questo è un punto a favore di Internet Explorer, certamente. Ma questa funzione ricordo che ce l'ha anche Firefox. Ho anche detto Minefield pre-beta, Minefield 4 pre-beta 12, momentaneamente quello che ho io. Vedete qui vari test, qui punti totali 245, qua 116. È un po' pochetto forse scalentino su questo lato, diciamo. Adesso andiamo proprio ad aprire, andiamo a vedere se riusciamo ad aprire, ecco, lo test drive, da qui fare proprio i test che loro propongono. Ok, proviamo. Cos'è Geolocation? Non li conosco perché li hanno aggiunti nuovi. Ah, la consenti. Ah, permette la geolocalizzazione. Questo vediamo tra i due browser, qual è il più preciso. Non so se me lo farà fare su Chrome, perché questi sono test appositi per, no, vedete ragazzi, ancora una volta è stato battuto.
vedete, intanto Explorer 9 addirittura con Test Microsoft da errore, impossibile da localizzarmi. Chrome ci ha provato, mi ha dato un po' più in basso, un po', diciamo che io in teoria sono in queste zone qua e lui mi ha dato un bel po' più in giù, però almeno ci ha tentato, devo dire che è già qualcosa. Texas Hold'em, vediamo un po'. Copia, andiamo a fare la prova anche su Chrome, tutti e due sempre. Andiamo a partire, vedete qua c'è una comune partita, facciamo boh, call. Call. Vedete la grafica è veramente veramente bella, non c'è che dire. Boh, facciamo re-raid per esempio, lasciamo il gioco. Vediamo come la grafica, devo dire che è colori perfetti. Su Chrome, anche su Chrome sono perfetti, veramente perfetti. Forse un po' troppo chiari, però anche Chrome non scherza. Andiamo indietro, andiamo a fare, che ne so, speed demo, facciamo il preschool, penso che sia Sing the ABCs. Scusate, niente male, vedete, 60 FPS con 1 ms, 2 ms di ritardo, a volte 3, ma molto di rado. Andiamo a farlo su Chrome. Ricordo che questi sono dei test ottimizzati per Internet Explorer 9, quindi se vedete delle differenze non mi sorprenderei. Infatti, vediamo qui c'è un ritardo di 79, 60 ms. Qui risulta, quindi un po' veramente veramente più imperfetto, quindi un altro punto a favore di Internet Explorer. Però il fatto che questi sono ottimizzati per Internet Explorer, quindi non so quanto poi siano funzionali. Siamo start, vediamo 1,9 secondi. Ok, andiamo a fare lo stesso con Sabelva qua, sempre da 20x20, andiamo a lavorare al minimo. Cavolo, sta combinando. 17 secondi, qui si comincia a sentire sui test di velocità. Ma ricordo che questi ultimi test che sto facendo sono molto da prendere con le pinze, perché, come si può dire, sono molto relativi. Allora, vediamo qua. Oh, eccolo qua. Ah, bello, vedete questo test? Guardate come scorre. Questo è uno di quelli forse che sono dubbioso che funzionino su, come cavolo si chiama, su Chrome. Però non ci proprio non ci metterò la mano sul fuoco. Ok, andiamo. Giorno, notte, play. Va bene, andiamo. Ritorniamo al test drive. Ritorniamo. Oh, cavolo, un po' di notifiche. Ritorniamo qua. Andiamo a fare anche qui. City of Videos. Qui forse è un po' più fluido le nuvole di caricamento. No, funziona anche qui egregiamente, ragazzi. Qui non è che non riscontra particolari differenze. Ecco, adesso ingrandiamolo un po'. Sgrana sempre quando andiamo ad ingrandirlo. No, forse è un po' di sfarfallio. Ma guardate, ragazzi, veramente, veramente buoni. Internet Explorer, come sempre, non so perché risulta sempre un passo più indietro dagli altri. Almeno io lo ritengo così, un passo leggermente indietro. Non è proprio al passo. Ma ricordo che questo è ancora una release candidate, quindi non si ha tutta la potenza del browser. Per farvi un confronto temporaneo con, proprio rapido rapido, con l'acid test, ricordo 90. Aspettate, lo rifacciamo qui per sicurezza. Sì, siamo tutti belli contenti. Ok. Allora, ricordo che, allora, Chrome 99 su 100, Internet Explorer 95 su 100 e Minefield, o anche adesso ve lo faccio vedere da Help About Minefield, vedete la 4.0 pre-beta 12, quindi vedete molto performanti anche Mozilla, ma non ancora, io penso tutti all'altezza di
Quindi con questo, scusate, con questo concludo. Vi saluto, vi consiglio di visitare il blog. Ricordo che l'URL è portatilewin.altermessa.org. Non è necessario lo slash blog, verrete automaticamente reindirizzati. Oppure di seguire anche i feed, che è slash blog, l'URL è portatile. Non me lo fa vedere. Dovrebbe essere portatilewin.altermessa.org slash blog slash feed slash. Dovrebbe automaticamente caricare il feed. Ok, andiamo. Ok, quindi vi saluto ragazzi. Sto sviluppando anche una web apps per. Cosa che mi viene in mente? Ve la faccio vedere da Internet Explorer. Una web apps per iPhone, iPod. No, è per. Comunque, Apple, quindi iOS e Android. Io questa non la sto modificando ancora. La potete trovare su WinBlog Italia.tk. Adesso voi la vedrete molto grande qui, è molto sballata nel PC, penso. Qui addirittura su, non la carica per niente, non so perché. Prima me la caricava, prima di che aggiornava l'RC. Vabbè, vado a sistemare dopo, probabilmente non ho configurato qualcosa, l'ho appena installato. Eccolo, vedete qua. Adesso andiamo, andiamo, vedete qua, se c'è un piccolo bug. Questo vedete che non visualizza correttamente il bar, ma vedete, voi cliccate, tramite feed vedete, automaticamente vi carica la news. Però vedete, qui risulta ancora piccolo. Mi dà dei problemi, però intanto ve lo volete usare, vedete, condivide, potete condividerlo, scorrere le news. Cioè, purtroppo non potrete fare lo zoom nel sito ancora, però sto cercando almeno di farla alla meglio possibile. Ok ragazzi, vi saluto, alla prossima. Ciao a tutti.